piacere sentire comunque che la chimica va bene, no? Precedentemente l'intervento e testimonio ulteriormente che l'andamento del settore chimico per quanto riguarda la distribuzione sta andando bene, cioè, quindi tutti i settori più o meno, non solo il settore delle specialties, il settore farmaceutico che non ha mai subito la crisi dal 2008, comunque c'è una certa ripresa. Parlerò un attimino di che cos'è l'ASSIC e cosa fa l'ASSIC. Iniziamo con alcuni cenni storici. Noi siamo da oltre 70 anni di riferimento di distributori chimici, siamo un po' l'alter ego della Federchimica in questo senso, che rappresenta i fabbricanti. Loro sono un po' più anziani di noi, hanno 30 anni. Noi subito dopo la guerra, ecco il settore farmaceutico, vedete che le aziende che all'inizio il cosiddetto club degli 11 erano tutti del settore farmaceutico. L'impronta, la matrice nostra tendenziale dall'inizio, ma che è rimasta nel corso del tempo, è l'origine germanica di diversi operatori associati, che c'è un'impronta tedesca all'interno dell'ASSIC. Andiamo avanti, noi, ecco, questi sono i collegamenti istituzionali, non siamo Confindustria naturalmente, siamo Confcommercio Imprese per l'Italia. A livello europeo aderiamo alla Federazione Europea del Commercio Chimico, mentre a livello mondiale c'è l'ICTA, che ha praticamente sostituito l'ICTA, che era l'International Chemical Council Trade Association. Andiamo avanti, questi sono alcuni, circa rappresentiamo 250 aziende associate, mediamente il 75% del fatturato complessivo. Andiamo avanti, questi sono alcuni dati, questa è un po' la qualità dei nostri operatori, vedete il 20% sono 14.001, c'è oltre il 20% su Seveso, il 50% la 9.001, negli ultimi anni la 18.000 si sta incrementando. Noi siamo associazione certificata da certi quality, avanti. I principali settori di attività, commercio e distribuzione, abbiamo anche commercio e fabbricazione, naturalmente ci sono anche grossi gruppi internazionali che qui hanno sostanzialmente la filiale, c'è le trading company, gli agenti auxiliary service, i trasportatori tendenzialmente e le società di consulenza, possono essere consulenza tecnica, chimica, ma anche tecnica fiscale e legale. Avanti, questa è la nostra dislocazione territoriale, siamo sopra il Rubicone mediamente, 40%, centro 7%, e sud abbiamo qualcuno, abbiamo un siciliano, un sardo, aziende storiche, sono ex Eni che hanno creato aziende. Quindi queste sono le attività, noi siamo importatori, mediamente importatori di vari strati materia. Alcuni operatori, soprattutto il settore della solventistica, la diluentistica, sono miscelatori e la galvanica. Poi abbiamo la logistica e il trasporto di prodotti chimici. Abbiamo generalmente società di trasporto specializzate per il trasporto di merci pericolose, che oltre ad aderire a Conftrasporto aderiscono. Questi sono i settori principali, gruppi merceologici, la chimica di base, il petrolio, solventi e diluenti, la galvanotecnica, le principali aziende del settore galvanico, anche internazionali, sono aderenti alla nostra associazione. Poi chimico, farmaceutico, cosmetico, che è quello storico, e, insomma, il 30-40% sono farmaceutici. E poi l'industria alimentare, naturalmente il farmaceutico, il cosmetico e l'alimentare, ci sono poi delle sinergie legate ai prodotti. Andiamo avanti. Quindi è l'anello di congiunzione, questo naturalmente, tra produzione e utilizzatori a valle. Naturalmente noi, l'importatore e il distributore, naturalmente è una funzione importante per l'Italia, perché eravamo forse un grosso paese di produzione di materie prime, di sostanze chimiche. Un po' di tempo fa qualcuno ha cercato un po' di ridurlo fortemente, però siamo abilissimi trasformatori e quindi questo è un po' l'attività svolta principalmente dai nostri operatori. Fornisce poi lo stoccaggio in caso di sovrapproduzione e quindi diciamo anche un'azione calmierativice sui prezzi. Flessibilità, fornire prodotti anche in piccole quantità,
Parlavo prima con precedentemente del settore farmaceutico, abbiamo una caratteristica di avere operatori che fanno la ripartizione, quindi naturalmente che servono anche le farmacie. Regolarità e tempestività, naturalmente. Regolarità e tempestività è un po' un aspetto distintivo. Assistenza tecnica ai clienti, perché mediamente i funzionari commerciali di molte aziende sono non semplice commerciale, ma tendenzialmente sono chimici, ingegneri, biologi, devono conoscere anche gli aspetti regolatori e applicativi, perché vanno spesso in azienda di produzione e aiutano in questo senso. PMI, insomma, siamo soprattutto piccole e medie imprese, rispetto alla fabbricante, diciamo all'associato tipo di Federchimica, naturalmente le nostre referenze sono moltissime, e questo quindi poi crea anche problemi anche nella gestione, ora anche nella gestione regolatoria da parte delle aziende. Quindi sono le strutture di vicinazione, ripeto, soprattutto il settore della solventistica. Allora, questo è un po' in sintesi quello che possiamo dire alla nostra assistenza, comunicazioni scritte, singole newsletter, l'assistenza sia telefonica ma anche attraverso incontri, convegni e seminari, riunioni di gruppi merceologi, riunioni di comitati tecnici funzionali. Quello che ci distingue è appunto la struttura di avere diversi comitati tecnici dove partecipano attivamente le aziende, e naturalmente si discutono di aspetti specifici, regolatori o quant'altro. Vedete, qui c'è il Comitato di Sicurezza e Trasporti, il Comitato RICE, che naturalmente abbiamo dovuto creare a seguito dell'introduzione della regolamentazione Aeglang delle sostanze chimiche, il Comitato Relazioni Interne ed Esterne, e poi abbiamo un Comitato Studi Economico, c'è cioè quello che dicevo prima, no? Agganciato all'intervento precedente, perché facciamo delle indagini sul mercato, indagini trimestrali o indagini annuali, quindi cerchiamo con la partecipazione dei nostri operatori associati di fare anche delle valutazioni di carattere economico. Comitato Programmati Finanti siamo a 360 gradi, quindi anche l'aspetto fiscale seguiamo, e poi il comitato sindacale, perché siamo firmatari di contratto collettivo del terziario, abbiamo il nostro rappresentante. Questi sono i nostri tavoli di consultazione, al primo posto Ministero Salute, qui c'è CLP, biocidi e farma, lo sviluppo economico che va in supporto anche per il RICE, affari esteri, le armi chimiche in quanto tale, precursore di armi chimiche, l'agenzia delle dogane, i solventi diluenti, c'è la normativa accise, ministero degli interni, gas tossici, precursori di esplosivi, la regione Lombardia, che fosse l'unica regione, cioè per quanto del resto d'Italia, che ha creato dei tavoli di consultazione con le associazioni di categorie, soprattutto per la normativa di sicurezza sul lavoro e RICE. Questo è un po', ho voluto un po' così soffermarmi sull'assistenza in campo CLP e BPR biocidi, farmaceutico c'è, ecco, volevo dire, mi sono voluto soffermare su questo, che è stato un po' il leitmotiv negli ultimi 10 anni. E cosa abbiamo fatto? Queste regolamentazioni europee che sono molto pesanti, soprattutto per le piccole e medie imprese, e abbiamo cercato di organizzarci attraverso prima con il progetto RICE, poi con una realtà a fianco dell'associazione, sempre associativa, che è il Inter-RICE Support. All'inizio eravamo aderenti al centro RICE di Federchimica, siamo usciti e abbiamo creato IRES. Progetto RICE, qualcuno forse ci conosce in questo senso, ci sono queste comunicazioni specifiche, Info RICE, Info CNF, Info ICA, Info Biocidi, questo anche abbiamo il nostro coordinatore, il dottor Porta, e quindi continuamente informiamo le aziende associate. Abbiamo un sito web, una parte dedicata specificatamente alla regolamentazione RICE, che viene tempestivamente continuamente. Questa è la guida RICE che è andata a Ruba fino a qualche anno fa. L'ideatore è stato, non so, compianto signor Benedetti, che era stato l'ideatore di questa guida RICE, che adesso non riusciamo più, anche per i cambi all'interno della Camera di Commercio, ma ce l'hanno tutti i funzionari ministeriali. L'assistenza quindi è telefonica, c'è il comitato RICE all'interno del progetto RICE. Comitato RICE è stata una delle degli sviluppi dell'attività.
documenti operativi anche, e poi si organizzano convegni workshop. In questo senso già quest'anno ne abbiamo organizzati due, uno il 10 aprile sulla registrazione 2018 e poi il 6 di luglio sui scenari di esposizione. A livello europeo, naturalmente con la Federazione Europea ci sono dei comitati che seguono l'andamento della regolamentazione REACH e CLP, e anche i contatti con l'ECA, spesso anche adesso più recentemente diversi funzionari ECA vengono ai nostri convegni. Quindi vedete qui enti ministeri coinvolti, ho detto che insomma, siamo abbastanza di casa, tanto quanto Federchimica, questo va detto, e con la Regione Lombardia. C'è sì questo discorso di controlli, perché all'interno della Regione Lombardia, ripeto, una delle forse l'unica in questo senso, ma lato altro c'è qualche altra regione sotto Rubicone che ha un po' più di timore, c'è questa condivisione, diciamo, siamo all'interno di questi tavoli di lavoro con tutte le ASL, che poi sono i funzionari delle ASL che vanno al controllo, quindi linee guida sui controlli. Adesso dovrebbe uscire, abbiamo fatto una linea guida sulla compilazione dell'SDS schedario di sicurezza, adesso dovrebbe uscire in una linea guida condivisa sugli scenari di esposizione. A qualcuno dà fastidio, non ai ministeri, a qualche altra regione. Se ne sarebbe già capito. IRES interisce supporta, immagino, è altrettanto. Se il signore è utile, noi dovrebbe farlo. Sì, no, voglio dire, la Regione Lombardia, il fatto di condividere, che è un documento che viene pubblicato, cioè un decreto, è una linea guida che può servire sia al controllore, ma anche soprattutto al controllato. Progetto REACH, naturalmente ci siamo detti, qui facciamo informazione e assistenza, non consulenza specifica. L'aspetto più operativo, c'è la necessità di creare un qualcosa che aiutasse gli operatori in modo più attivo, e noi questo non lo potevamo direttamente fare, e quindi abbiamo creato IRES, e cercando anche un'associazione, quindi non è una società, quindi gli operatori che aderiscono hanno una quota associativa, e attraverso questa quota associativa ricevono determinati servizi, controllo di schede di sicurezza, valutazione delle LOA, lettera d'accesso e quant'altro. E cercare un attimino di ottimizzare un po' i costi, e quindi poi andiamo avanti, poi i servizi, e anche qui c'è assistenza telefonica, c'è una specie di call center settimanale, ci sono questi audit preliminari documentari, anche pre-ispezione, c'è il controllo delle schede dati di sicurezza, ma si fanno anche le schede dati di sicurezza, le registrazioni, quindi si aiuta l'azienda nella discussione dei CIF, nella preparazione dei documenti, nell'esame della LOA e di tutto quello che la LOA può essere, cioè ci può indica e contenuta nella LOA. Naturalmente c'è una direzione tecnico-scientifica, direzione tecnico-scientifica, noi negli anni ci siamo legati con l'Università di Pavia, in particolare con la professoressa Butera e il suo team, che naturalmente è un po' la direzione tecnico-scientifica. Andiamo avanti, quindi vediamo un po' gli incontri di dibattito, ne faremo uno tra l'altro lunedì prossimo di approfondimento con gli scenari di esposizione, e naturalmente sono incontri di dibattito che sono anche aspetti informativi, dove c'è un'interattività rispetto a un convegno, una maggiore interattività. Queste sono alcuni documenti preparati, andiamo avanti, ci sono le infotecniche che vengono fatte solo per gli aderenti, e anche questo per esempio, anche una checklist sulle schede dati di sicurezza o sulle sanzioni REACH, è stato fatto un discorso di questo genere. Le ispezioni, naturalmente la preparazione delle ispezioni REACH CLP, che qualche anno fa erano ancora limitate, adesso naturalmente si stanno incrementando, naturalmente gli ispettori malvolentieri, però che lo vedono, penso sono tutti ispettori che hanno una preparazione di tecnici della prevenzione sulla sicurezza e sul lavoro, hanno avuto ricevere REACH, che sicuramente è abbastanza pesante, e riceveranno anche i biocidi tra poco tempo.
e quindi abbiamo fatto. Quindi, ecco, l'invito è con una del prossimo e ultimo appuntamento dell'anno, di quest'anno, faremo questa conferenza il 14 novembre, che è una seconda conferenza di aggiornamento sulle CLPB e i biocidi, dopo il successo avuto l'anno scorso in sede della Fiera Raspec, con un'ottima partecipazione. Ci ha fatto piacere perché ce l'aspettavamo. Molti ministeriali l'hanno messo nel loro bilancio di attività nei confronti dei loro superiori, quindi adesso lo proponiamo. La mattina sono tutti i nostri agenti a Lavana, su Bruxelles e Helsinki, quindi da Pistolese ai vari personaggi del RAC e del SEAC. Parleremo di REACH, sostituzione, autorizzazione e restrizione, e l'archivio preparati pericolosi, il nuovo regolamento europeo. Il pomeriggio biocidi, e questo sconosciuto. Grazie.